Buonasera. Ciao mister, buonasera. C'è freddo. Complimenti per la vittoria, mister, la prima è sempre importante, a prescindere da tutto. Vorrei un attimo soffermarmi sul carattere, nel bene e nel male. Nel bene, perché questa squadra, come ha riconosciuto anche Adrian Benedici a poc'anzi, lui ha detto siamo più maturi rispetto all'anno scorso. Nel male, perché avete dimostrato sicuramente buon carattere, nel male qualche amnesia, qualche piccola deconcentrazione. Io l'ho notata ad esempio dopo il primo gol, che la squadra sembrava... Stavamo ancora esaltando. Io ho notato questo, ecco, che a momenti si subisce una rete perché ancora si era deconcentrati per il gol fatto. Credo che oggi sia stata... Sono molto contento perché è una partita complicatissima contro una squadra fastidiosa, una squadra che... bel gruppo, una squadra che gioca e difficile da affrontare perché era la prima per tanti motivi. Noi l'abbiamo subita in alcuni tratti, però poi la squadra mi è piaciuta nell'atteggiamento, nell'umiltà, quando c'era da soffrire, perché questo è il campionato di Serie B, l'ha fatto con attenzione. Noi abbiamo perso quell'attenzione quando pensavamo che le cose fossero più semplici, questo sì. Ma dobbiamo lavorare moltissimo e questo è anche un aspetto sul quale dobbiamo, perché effettivamente dopo il gol stavamo ancora esultando, ci sono ripartiti e potevamo, c'è stata subito un'azione pericolosa del Sud Tirolo. È una squadra questa che è più, è una mia sensazione, sembra più il tuo Parma rispetto all'anno scorso, più il tuo Parma nel senso per le soluzioni che questa squadra ha davanti, per il modo che ha di attaccare, con molta più varietà, più velocità, più uomini che danno imprevedibilità in fase di possesso. E anche questa è una differenza rispetto all'anno passato, è una miglioria notevole secondo me. Ma io credo che tutti gli allenatori devono esaltare poi le caratteristiche dei giocatori, della squadra che ha a disposizione. Quest'anno con... soprattutto nelle ultime partite quando giochiamo con Bonni, Som e Benek e Mann, abbiamo capacità di attaccare la profondità, di essere verticali, ma di avere anche palleggio e dobbiamo farlo. E io credo che nel secondo tempo potevamo attaccarla ancora di più la profondità, potevamo andare a essere più pericolosi, quindi sono una questione di caratteristiche che vengono sfruttate. Mi sono piaciuti gli ingressi, non è mai semplice entrare una partita già avviata, e anche lo stesso al di là poi del gol di Bernabé, ma di Mihaila, di Partipilo, di Cristian, insomma tutti quelli sono entrati, anche di aver rivisto ancora Enrico dentro al campo. Partita veramente difficilissima, questo sembra, poi c'è un 2-0, ma una partita difficile, quindi sono ancora molto molto più contento per come immaginavo la partita e per come si è verificata. Carlo Chiesa. Buonasera mister. Buonasera. Complimenti. Ha elencato qualche motivo per cui questa vittoria è importante, ne aggiungo un paio. Aiuta ad alimentare l'entusiasmo della tifoseria, perché obiettivamente dopo il precampionato entusiasmo c'è, lo dimostrano i 7.000 abbonamenti, e soprattutto permette di partire col piede giusto. Ci saranno 5 partite in casa nelle prime 7 e bisognerà essere da subito protagonisti. Sì, questo sicuramente aiuta anche per la gente, abbiamo bisogno, questa squadra deve continuare a essere alimentata dall'entusiasmo, dalla leggerezza, dalla serenità di affrontare le partite, perché la giovane età è questa. E poi sì, giocare in casa per noi deve essere uno stimolo, ma anche fuori, perché bisogna vincere più partite possibile. Chiaro che è un calendario che ora pensiamo alla prossima Cittadella, un'altra squadra rognosa da affrontare, però viverla così, in questo modo, questa è andata, prendere le cose buone, anche le cose meno buone, e costruire su. Però l'entusiasmo va continuamente alimentato. La scelta di Benedicek rigorista, in una classifica di rigoristi è il numero uno, considerato che ci sono anche altri tipo Mann, tipo Hernani. Ma sì, anche Mann è un rigorista. Hernani, nelle prime partite avevamo cambiato, avevamo messo qualcuno, ora c'è Benek
continua. E i rigori vanno presi, ma poi vanno anche segnati, quindi e l'ha tirato anche, ha fatto gol, contenti. Francesca De Vincenzi. Ciao, innanzitutto complimenti. Ciao. Classica partita di Serie B, secondo me, soprattutto classica avversaria di Serie B, tosta, rognosetta, diciamo, più quantità e più rudezza che qualità. Voi invece avete contrapposto un paio di cose che secondo me l'anno scorso un po' vi erano mancate, ovvero verticalizzazioni, tanta velocità, e siete diventati anche un po' più cinici, sei d'accordo? Noi abbiamo, sì, è vero, più cinici siamo stati nelle ultime partite, nelle ultime due soprattutto, abbiamo creato e poi abbiamo trovato subito la via del gol. Il fatto di avere poi campo, perché tante volte anche la Feralpi ci ha attaccato, quindi ci siamo dovuti difendere e ci siamo difesi bene, perché quando abbiamo difeso bene poi abbiamo avuto la forza di ribaltare l'azione, e in quello siamo, forse dobbiamo essere ancora più efficaci, perché abbiamo forza per ribaltare l'azione e possiamo essere ancora più decisivi. Ci sono stati dei momenti, io immagino anche il secondo gol è stato manovrato molto, abbiamo manovrato per tanto tempo, ma anche nella prima parte del secondo tempo abbiamo manovrato, siamo stati troppo tempo dentro l'area, lì dobbiamo essere, chiudere l'azione. Infatti il gol poi di Bernabé, perché abbiamo giocato, però poi c'è stato un gran gol. So che non ti piace parlare dei singoli, ma io te ne voglio menzionare due. Uno, Bernabé, un minuto in campo, un gol tra l'altro strepitoso, e poi ti chiedo del Prato, a che punto è, una percentuale diciamo di condizione? E bel gol, bel gol di Adrian. Enrico ha bisogno solo di ancora una settimana per lavorare, per stare dentro, per provare, testare, ma anche oggi l'inserimento è stato positivo. Io credo che la sua condizione stia migliorando a vista d'occhio, quindi sono sereno. Quindi abbiamo questa, ma poi c'è anche un turno infrasettimanale, quindi lo valuteremo. Lorenzo Fava. Mister. Buonasera. Buonasera. Bene che sempre più remida in questa veste, l'abbiamo già visto in alcune partite l'anno scorso, anche questa sera praticamente la prima occasione un gol, è l'attaccante di Serie B che nell'anno solare dopo la Padula e poi Ampalo 14 e 13 ha segnato più reti, 8, potrebbe vestire un domani i panni del bomber di categoria? Beh, certo, l'anno scorso da gennaio, che ha dato continuità al lavoro, che non ha avuto più intoppi, ha dimostrato il suo valore. Per quanto mi riguarda, nei primi 5 mesi è stata una gestione veramente impegnativa anche per lui, perché non ha mai potuto dare continuità, ma lui da gennaio si è allenato con regolarità, ha giocato e ha trovato la via del gol. Io credo che possa farlo, noi tutti ci auguriamo, ma i gol devono arrivare da Benek, ma devono arrivare un po' da tutti. Le chiedo se per caso ha detto qualcosa a Mann nell'intervallo, dopo un primo tempo non propriamente bello, del numero 98, poi nella ripresa ha cambiato passo, ha cambiato registro, si è fatto apprezzare per diverse ripartenze, falli conquistati e anche un bell'assist. C'è stato il suo intervento? No, assolutamente, ma io non l'ho visto un primo tempo sottotono. Ho visto un primo tempo in cui la squadra, e quando ha accelerato, l'ha fatto anche bene, poteva trovare anche la via del gol su una bellissima punizione. Perché immaginarsi di Manno, ma chiunque esso sia, che ogni partita, ogni tempo, ogni minuto debba fare la differenza, è veramente impegnativo. Io invece ho visto un grandissimo atteggiamento, soprattutto nel secondo tempo, perché ha recuperato dei palloni con l'attitudine di un giocatore difensivista, no? Difensivo, mentre lui mi è piaciuto, e poi nell'ultima parte riesce a mettere a disposizione. Ancora di più vedo un Dennis che si mette a disposizione ancora di più del gruppo, del lavoro di squadra, e anche il rigore è venuto da una sua attacco del secondo palo, cosa insomma che di testa troppe poche volte lo vedo attivo, quindi era dentro la gara. Marco Balestrazzi. Buonasera mister. Buonasera.
Le chiedo se, escluso il tema terzino, che è un tema ormai noto e citato più volte, si aspetta che sia questo il gruppo su cui lavorare anche dopo il primo settembre? Ma grosso modo, ecco. Beh, grosso modo sì, cioè, ormai il gruppo è abbastanza formato, poi ci possono essere ancora delle situazioni che vanno definite, questo senz'altro. Il grosso del gruppo è questo, ma sicuramente alcune situazioni vanno definite per definire la rosa complessiva, quindi aspettiamo questi giorni, ma sicuramente c'è qualche situazione. Le chiedo anche che valutazioni, non è tutta farina del mio sacco questa domanda, l'ho sentita nei giorni scorsi, che valutazioni diverse sono state fatte per i centrali di difesa rispetto all'anno scorso? Cioè, l'anno scorso è stato, c'era Romagnoli, inizio stagione, un giocatore d'esperienza, non che Osorio sia giovanissimo, quindi la sua esperienza ce l'ha, però se sono state fatte valutazioni diverse, ecco, rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso, per quanto mi riguarda, ho visto la crescita e il miglioramento di Cercati, il fatto di poter mettere anche Del Prato, inserire Del Prato nella coppia dei difensori centrali, a vederli mi sembrano ben assortiti, perché abbiamo giovani, giovanissimi, e Osorio non più giovanissimo ma neanche vecchio, quindi mi sembrano ben assortiti, con una buona gestione della palla e velocità. E poi i miei non li cambio con nessuno. Giancarlo Ceci. Mister, nel primo tempo hai fatto giocare Hernani centrocampista basso, nella ripresa ha invertito come l'anno scorso, perché l'anno scorso giocava Stevez, e il gioco è migliorato. E che non c'è stato un vero e proprio cambio, c'è stata un'interpretazione del ruolo. E questo a me piace, poi, perché il giocatore d'esperienza che ha vissuto ha interpretato il ruolo in maniera diversa e ha dato sostanza, qualità e poi ha accompagnato un po' di più l'azione rispetto al primo tempo. Con Bernabé si sono viste più velocità e triangolazioni, però, da quando è entrato? Ma Adrian ha caratteristiche diverse, è entrato al di là del gol, è molto abile in questo, nella gestione della palla e nelle giocate veloci, non che Sommo con Boni non ci siano state, ma mi è piaciuto anche l'inserimento di Ecco, Mihai la centravanti è stato un esperimento ed è mancato il classico uomo d'area di rigore. Questa è una vecchia, io credo che per Valentin è tutto un inserimento. Lo voglio inserire piano piano, stare dentro, può essere una soluzione, chiaramente il suo ruolo è quello d'esterno, non mi piace poi fare troppe cose diverse, ma lui è il nostro esterno, lo aspettiamo Colak, quindi abbiamo giocatori di ruolo, ma tutti devono essere pronti a fare tutto. Grazie a tutti. Ciao, grazie, buonasera. Ciao.